Buongiorno a tutti e benvenuti a Già racconta libri per un mondo che cambia. Di che cosa abbiamo bisogno, secondo voi, per affrontare il futuro e per essere ancora più precisi il prossimo decennio del nostro paese? Innanzitutto ci serve una sensibilità rigenerata e poi abbiamo bisogno di visioni volontarie. Questo è quanto ci suggerisce il protagonista del dialogo di oggi, che è Francesco Morace, nel suo libro La rinascita dell'Italia, una visione per il futuro tra etica ed estetica aumentate. Un libro che è stato pubblicato a giugno del 2020, ma trattandosi di visioni sul futuro estremamente utile ed attuale. Francesco Morace, ve lo presento, è sociologo e fondatore del Future Concept Lab e del Festival della Crescita. Buongiorno Francesco e benvenuto. Buongiorno Marzia e grazie per questo invito. Francesco, tu sostieni che questa visione nuova, necessaria per la rinascita, debba basarsi sull'etica e sull'estetica, entrambe aumentate. Ma per quale motivo? Perché noi per alcuni anni abbiamo vissuto in una realtà aumentata. Anche perché le tecnologie hanno letteralmente stravolto la nostra vita e hanno aumentato le possibilità che abbiamo di entrare in relazione, di avere esperienze, di raccontarci. Purtroppo, però, non è avvenuto lo stesso nella dimensione, diciamo, dei nostri valori, che in qualche modo bisognerà aumentare. E dal punto di vista della bellezza, dell'estetica, sicuramente vivere in una dimensione bidimensionale non è proprio il massimo dell'esperienza estetica. Quindi, la mia ipotesi di lavoro era ancora prima della pandemia di dover radicalizzare queste due dimensioni, cioè capire meglio i valori sulla base del quale volevamo vivere e dare anche più spazio a quello in cui noi italiani, siamo in qualche modo dedicati, e cioè la bellezza, la sensorialità, i cinque sensi. Poi è arrivata la pandemia e ha purtroppo reso queste indicazioni ancora più attuali, perché abbiamo vissuto quasi più di un anno in termini di bidimensionalità. Oggi ci ritroviamo ancora, ed è questa un po' l'ipotesi di lavoro del libro, ci ritroviamo a dover riscoprire questi aspetti che sono nuovi grandi valori per un bene comune e anche nuove esperienze che poi sono molto antiche e che riguardano la centralità del nostro corpo. Nella gestione del presente, Francesco, che si sta rivelando complessa dal punto di vista individuale, istituzionale, economico e sociale, noi possiamo immaginare delle soluzioni ad alto impatto etico attraverso dei paradigmi e delle tendenze specifiche che tu hai elaborato e che sono chiaramente riportate nel tuo libro. Se pensiamo però alla più stretta attualità, secondo te, in questo preciso momento, di che cosa c'è più bisogno? Noi abbiamo bisogno di nuove visioni, prima di tutto. Nel libro io parlo di ultra vision, quindi di visioni di lungo, lunghissimo termine, di rimettere al centro la dimensione dell'umano, ma questa cosa la dobbiamo fare anche ascoltando molto gli altri, quindi dando voce al mondo che ci circonda. E allora ecco che nel libro si parla di ultrasound, cioè dobbiamo ascoltare di più e utilizzare, ad esempio, la voce in modo nuovo, ma anche la musica, cioè tutto ciò che possiamo ascoltare. E poi un'ulteriore dimensione ultra, che è ultra mirror, cioè ci dobbiamo rispecchiare negli altri. Questo è quello che un po' la pandemia ci ha insegnato, e cioè nessuno di noi si salva da solo, tutti dobbiamo riconoscerci anche in un bene, che è un bene comune. Ecco allora che questi elementi, che io nel libro anticipavo, andranno veramente e fortemente riconosciuti e rilanciati. L'Italia per rinascere deve rigenerarsi, non c'è dubbio, e anche aprirci al mondo che ci vuole, ci aspetta, ci desidera, alla luce di una grande potenzialità che ha il nostro paese e che tu definisci come l'Italian Way of Life. Abbiamo la cultura, lo dicevi anche tu poco fa, la bellezza, la creatività, la genialità, insomma, sappiamo trovare delle situazioni, delle soluzioni a delle situazioni davvero complicatissime. Eppure ad aprirci al mondo facciamo ancora tanta, tanta fatica. Da dove bisogna partire, secondo te, per investire l'Italia, anche se vogliamo, di un ruolo strategico per la ripresa?
Ma allora io credo che si debba ripartire da questa capacità di relazione, no? Che noi abbiamo, ma dobbiamo sprovincializzarci, dobbiamo assolutamente accettare la grande partita che si gioca a livello globale. Dobbiamo farlo all'italiana, quindi partendo dalle unicità del nostro paese, dalle capacità che anche nel corso della pandemia abbiamo dimostrato, ma dobbiamo farlo davvero accettando l'idea che dobbiamo imparare tanto dagli altri. Ecco, quindi questa dimensione di internazionalità che non è un unico modello che funziona per tutti, ma è davvero misurarsi con la diversità. E quale ruolo avranno secondo te le imprese in questo percorso di rinascita? Che cosa potranno fare secondo te, andando anche a sfruttare, se vogliamo, quella che è una grande occasione per rinascere, per rilanciare anche le nostre imprese italiane che questa pandemia oggettivamente ci lascia? Ma allora io credo che il ruolo dell'impresa in generale è dell'intraprendere, no? In Italia debba essere davvero riconosciuto, no? In modo nuovo. Quando parlo di impresa non parlo solo delle grandi imprese, delle medie, ma anche di quel tessuto di piccole imprese che possono e debbono fare la differenza. Io su questo, tra l'altro, sto lanciando un nuovo progetto che si chiama L'alfabeto della rinascita, che è anche in qualche modo la continuazione di questo libro, e l'idea è quella di coinvolgere gli imprenditori, le comunità legate alle aziende e alle imprese in questa nuova grande sfida, che è quella di sviluppare la propria attività di business riconoscendo i territori, riconoscendo le specificità e nello stesso tempo anche avendo una base comune. Cioè facciamole incontrare queste aziende, facciamo dialogare questi imprenditori, i piccoli, i grandi, i medi, perché sono convinto che da questo possa veramente emergere una nuova visione per il paese in quello che nel libro io considero una sorta di percorso iniziatico. Dobbiamo affrontarlo in modo nuovo, senza aver paura anche di imparare delle cose. Molto bello questo nome che avete dato a questo progetto, l'alfabeto della rinascita, quindi le imprese avranno l'occasione di mostrare quella caratteristica che poi è tutta italiana del saper fare, ma sarà importante cominciare anche a farlo sapere, quindi anche a raccontarsi. Quindi rimaniamo in attesa di sviluppi. Prima di salutarci, Francesco, come ho sempre chiesto a tutti i miei interlocutori, la domanda di rito soltanto che chiedere a te il contributo concreto che questo tuo libro possa dare per la rinascita dell'Italia mi sembra un po' un ossimoro. Allora facciamo così, tre previsioni secche, visto che parliamo di visioni per il futuro. Su scuola, politica ed economia, in che direzione andranno secondo te? Allora, la scuola io credo che debba davvero ridare forza ai ragazzi. Cioè io credo che se c'è una generazione che ha sofferto tanto in questi mesi, in questo anno, è stata proprio la generazione dei più giovani, che però ha anche dimostrato di avere una grande capacità di reazione. Se noi parliamo di nativi digitali, dobbiamo capire che possiamo imparare da loro anche l'uso di questi strumenti, un po' come è avvenuto durante il lockdown, quando i nonni, i genitori hanno chiesto ai ragazzi e ai nipoti di essere introdotti a questo mondo. Quindi i ragazzi naturalmente devono essere orientati, indirizzati, ma nello stesso tempo sono una grande risorsa, ed è su questo io credo che la scuola debba ripartire. E poi economia e politica devono assolutamente incontrarsi in quella terra di mezzo che noi definiamo il bene comune, che noi definiamo l'economia civile. Io vedo per fortuna che questo è un tema che sta riemergendo anche nel dibattito pubblico. Credo che le grandi risorse che avremo potranno essere anche spese in questa direzione, ma rimescolando politica ed economia in modo saggio, guardando al bene comune, guardando anche un nuovo ruolo dello Stato che non è statalismo, ma è grande responsabilità legata ai cittadini e al loro benessere, credo che da questo davvero se ne possa venire fuori molto bene. Bene, questo è un auspicio, insomma, anche per il prossimo futuro, di questo abbiamo veramente tanto bisogno. Siamo arrivati alla conclusione, io saluto e ringrazio Francesco Morace per essere stato con noi, grazie Francesco. Grazie Marzia. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito, vi ricordo ancora una volta il libro di Francesco Morace, La rinascita dell'Italia. A questo punto noi ci separiamo per un po', per una breve pausa estiva, ma l'appuntamento è per settembre con i nuovi episodi di Egea Racconta, Libri per un mondo che cambia.